Medaglia d'onore alla memoria per 11 deportati scampati ai campi di sterminio della follia nazista. A conferirle il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, a consegnarle invece il prefetto di Pescara Vincenzo D'Antuono, alla presenza di tutte le cariche istituzionali del territorio. Non dobbiamo essere loro grati, sono persone che hanno sofferto terribilmente durante la Seconda Guerra Mondiale, sono stati portati come merce da utilizzare, costretti a lavorare per l'economia della guerra, ma siamo qui anche per riconoscere cinque nostri amici che hanno ricevuto, diciamo oggi, un'onorificenza, è stato loro concesso da parte del Presidente della Repubblica. Anche oggi sappiamo che bisogna continuare a alimentare il sacro rispetto per la libertà, per la democrazia, rifiutando ogni sistema di sopraffazione, ogni fondamentalismo, ogni totalitarismo, ogni dittatura. E dobbiamo allo stesso momento, come ci dice il nostro, per chi crede, ma al di là della credenza, il Papa Francesco, dobbiamo fare in modo da non assistere inerti, da non essere assuefatti a tante guerre e violenze che ogni giorno mietono vittime, dolore, sofferenza in tutto il mondo. La consegna è anche l'occasione per un discorso rivolto alla cittadinanza e alle figure politiche presenti alla cerimonia. Un monito contro il pessimismo che toglie la speranza nella ripresa del nostro paese, un invito a non perdere entusiasmo nei progetti di vita, a non trasformare l'orrore delle guerre nel seme della violenza e celebrare così tutte le persone che hanno condotto una vita all'insegna dell'impegno, del lavoro e dei giusti valori che una volta erano l'emblema del bel paese. Le persone che noi ricordiamo erano persone come noi, che avevano una famiglia, un progetto per il futuro, che erano persone. E allora se ogni guerra è follia, dobbiamo tutti impegnarci a prevenirla, dobbiamo tutti concimare spesso l'alba della memoria, perché non produca frutti di intolleranza, anzi produca frutti di rispetto.